adesso, però sa pienamente dentro al percorso che abbiamo fatto che si poneva l'obiettivo di inchiostare in qualche modo, no, questa categoria un po' difficile che è l'identità. Abbiamo parlato di posizionamenti, della costruzione dell'alterità, ci sembrava utilissimo a questo fine parlare di critica queer in quanto opzione, modalità di pensare a un'opzione in cui l'assimilazione e il riconoscimento non siano l'unica via, no? Il terreno del riconoscimento del sé non fosse quello che abbiamo imparato a decostruire negli incontri precedenti, no? Non fosse quella soggettività unitaria, universalista che abbiamo messo a critica. Quindi ricominciamo. Grazie. Sicura di questo così? Sì, no. Scappa. Ah, rischia un piccagione, sai? Okay. Grazie Giulia. Io sono Isatin, brevemente sono una sociologa, mi occupo di sociologia del corpo, in particolare di configurazioni somatiche non normative, mi sono occupata di transessualità, ma anche di disabilità e altre stranezze. Ho iniziato qui il mio percorso come studentessa della scienza della comunicazione. E sono molto contenta di aver avuto questo invito al seminario, perché è veramente un'iniziativa molto bella, cioè è l'università come avrei voluto che fosse quando studiavo io e come penso dovrebbe essere adesso per tutti e tutte. E vi racconto un piccolo retroscena: quando ho visto la prima volta il programma, io ero stata inserita nel programma prima ancora che mi venisse chiesto, cioè hanno dato per scontato, non so cosa implichi questa cosa, preferisco non chiederlo comunque, e me l'ha fatto vedere una persona che non sapeva che io fossi io, quindi leggevo questo programma, bello, madonna, questo è bellissimo, questo imperdibile, leggevo, bello, bellissimo, ma ragazzi, questo seminario è stupendo, ma poi arrivo un certo punto, ah, ma ci sono no, questo è per dirvi che, come dire, il mio applauso all'iniziativa è avvenuto prima che, insomma, il mio giudizio venisse annebbiato da derive narcisistiche. Quindi complimenti e grazie, e insomma, spero che tutto possa proseguire per il meglio. Siete veramente soggetti validi, quindi insomma ci perderebbero, ecco, a tenervi fuori dai giochi. Poi sai, purtroppo cioè bisogna anche cercare un po' di fare la tara in queste situazioni. Comunque l'università, soprattutto adesso in Italia, è un'istituzione molto difficile da navigare, molto paludata, e quindi poi soprattutto i soggetti in posizione di potere fanno fatica un po' appunto a gestire la barca, e molto spesso purtroppo i soggetti in posizione di potere tendono a circondarsi di persone mediocri, perché poi le persone mediocri non andranno ad inficiare il potere che loro hanno, quindi insomma fateci la tara. Detto questo, dunque la buona notizia è che non abbiamo un PowerPoint, quindi bene, non sarete ipnotizzati, la cattiva notizia è che lo farete voi. No, nel senso che abbiamo pensato, parlando prima ieri io e Renato e Giulia, di dare un taglio molto laboratoriale a questo incontro, perché la complessità del tema non consente una esposizione argomentativa, cioè dovremmo stare qui 6 mesi, per cui insomma cerchiamo di buttare giù un po' dei concetti generali e vedere come riusciamo a lavorarceli. Per cui pensavamo di partire facendo proprio la prima slide, no? Sarebbe così, cioè io vengo qua, scrivo queer, e poi se questa fosse una slide avrei vari pallini con le definizioni di queer. Ecco,
ti chiederei di mettere voi questi pallini, cioè insomma, io dico queer, tu che dici? Brainstorming, sì, prima potete dire qualunque roba, un concetto, un'idea, un libro, un cantante famoso, un cantante non famoso, un colore, un odore, un cibo, sì, quel che volete, insomma. E poi lo dovete mimare. Che poi qui con queer non si sa bene, scatta la coscienza in modo pubblico. Beh, osceno tutto. Poi tutto buono. Dai, strano. Eccentrico. Non classificabile. Antinormativo. Beh, dal tedesco queer storto, quindi in qualche modo obliquo, di traverso. Storto, obliquo, di traverso. È la traduzione in italiano. Qualcuna vuole aggiungere delle specificazioni? Dobbiamo mimare. Effettivamente. Beh, non mi sembra che ci siamo abbastanza. Penso che più o meno tutto quello che abbiamo detto finora verrà ripreso nel corso dei prossimi minuti. Ho voluto fare questo, vabbè, intanto per, come dire, consentire a voi di farvi sentire la vostra voce nell'aula e poi anche perché forse quello che meglio può definire queer è la sua non definibilità, o comunque difficoltà di definizione. Noi una volta queer l'abbiamo chiamato conglomerato di senso, cioè qualcosa che in realtà non è poi così precisamente definibile, o meglio, è definibile, però insomma sempre in maniera un po' strategica, parziale e contingenziale. Poi in realtà teoria queer è anche, oltre che appunto una serie di concetti, di idee, di studi, è un modo di produzione del sapere che ha origine negli anni 90 negli Stati Uniti, è adesso un mercato accademico, una porzione del mercato accademico abbastanza florida, tutto sommato, quindi ci sono le riviste, ci sono le collane editoriali, ci sono i corsi di laurea, ci sono i finanziamenti, tutto ciò non in Italia, ovviamente. Esatto. E quindi insomma c'è anche una raggiunta, diciamo, un consolidamento accademico, direi ormai raggiunto pressoché ovunque nel contesto anglo-americano e dell'Europa centro-nord. Io adesso non ripercorrerò tutte le tappe un po' complicate della genealogia teorica del queer, giusto per darvi brevissime coordinate. Direi che gli antecedenti della teoria queer si possono individuare nel femminismo,
e in particolare nell'esbo femminismo e nel femminismo postcoloniale, quindi nelle versioni del femminismo più intersezionali, cioè che più intersecano la dimensione dell'oppressione patriarcale e del sessismo con altre variabili. E poi la, dal punto di vista più teorico, la grande triade Lacan, Derrida, Foucault. È un'unica parola. Okay. Quindi diciamo da Lacan e dall'armamentario psicanalitico si prende sostanzialmente la nozione di la scoperta dell'inconscio, no? E quindi la concezione del soggetto come non determinato dal proprio io, ma determinato dall'interazione del proprio inconscio con il proprio io, quindi un soggetto essenzialmente fratturato all'origine e essenzialmente e irrecuperabilmente opaco a se stesso. Da Derrida ovviamente la decostruzione, quindi la gestione delle differenze e la loro trasmutazione in gerarchie, e da Foucault la genealogia come metodo di studio e la, soprattutto forse la teoria dell'assoggettamento, cioè di come i soggetti diventano soggetti attraverso il potere che li determina, quindi questa visione di un potere produttivo e che non è solo una forza repressiva imposta al soggetto, ma è invece qualcosa che abilita il soggetto, abilita l'esistenza e l'emersione del soggetto stesso. Queer, associato a teoria, emerge come termine nel 90 come titolo di un convegno pensato da Teresa De Lauretis, che è una studiosa di origine italiana che lavora negli Stati Uniti a Santa Cruz, ed era ovviamente una provocazione, queer theory. E questo perché? Vediamo un attimo qual è, diciamo, l'etimologia di queer. Queer è un termine dispregiativo, derogativo, che potremmo un po' assimilare al nostro frocio. Non è la traduzione esatta, perché queer è, come dire, gender blind, quindi va bene per maschi, femmine, trans, e chi non ha ancora ben capito. Però ecco, diciamo che l'effetto è un po' di insulto, sostanzialmente è lo stesso che potrebbe avere in italiano frocio. Ora, questo termine queer era stato rivendicato nelle politiche delle persone LGBT proprio come designazione per sé, quindi andando a disinnescare il portato denigratorio del termine. Ecco, quindi, insomma, quello che il titolo del convegno di De Lauretis suonava come teoria frocia. Per cui, insomma, immaginatevi, non lo so, un dipartimento di filosofia e comunicazione che vi fa un convegno sulla teoria frocia. Per cui, ecco, è stato in quel momento recuperato questo uso appunto straniante, dirompente di queer come insulto. Però in realtà l'etimologia di queer come termine in lingua inglese è più antica, nel senso che poi letteralmente queer significa appunto strano. Uno strano che appunto arriva ad essere anche insulto nella sua accezione di frocio, però secondo me è interessante anche andare a recuperare questo significato originario dello strano, perché lo strano di queer, cioè per me è uno strano che in italiano funzionerebbe del tipo oggi mi sono svegliata strana. Oppure, non so, come dice qualcuno, beh, sì, no, carino, non so, c'ho qualcosa di strano. Ecco, è quel tipo di strano lì, capite cosa voglio dire? E allora, come dire, che cos'è quello strano lì? È uno strano che, cioè, di cui non, che
capiamo che non è normale, okay, però non sappiamo bene perché. C'è qualcosa che non torna, qualcosa che non va. Questo portato del qualcosa che non torna e qualcosa che non va è il portato del queer. E infatti neanche il queer sappiamo bene cos'è. Cioè il queer effettivamente ora, come teoria queer, come critica queer, è quel qualcosa di strano, che non riesce mai poi a capire bene fino in fondo. Quindi queer è sempre definibile solo a partire, diciamo, dalla costellazione che gli sta intorno. Non si può partire dal centro, si parte dalle sue, appunto, dalle sue associazioni, ed è sempre e comunque rimane instabile e disturbante, mai pacificato. E questo è congruente con il suo oggetto di studio, cioè la sessualità, nel senso che non credo che sia un caso che per studiare la sessualità ci sia stato bisogno di applicare un dispositivo appunto così profondamente instabile e così difficilmente incanalabile in delle impalcature teoriche, metodologiche o didattiche. Perché? Perché la sessualità è ovviamente quanto di più instabile abbiamo a disposizione. Quando noi parliamo di costruzione sociale della sessualità, ne discutiamo, però il punto principale qual è? È che c'è bisogno di una costruzione sociale della sessualità. Ovvero, la sessualità non è qui, in questi quadri di cui stiamo parlando, concepita come la libera espressione di un istinto di cui tutte e tutti siamo dotati. Se voi pensate alla differenza tra la sessualità degli esseri umani e la sessualità degli animali, quali sono le differenze principali? Magari uno lì per lì pensa, vabbè, la sessualità degli animali è riproduttiva. In realtà no, cioè io non sono etologa, ma vedi, basta aver avuto un cane domestico che si masturba e gli capisci che la sessualità animale non è detto che sia riproduttiva, quindi cade anche l'ipotesi che sia necessariamente eterosessuale, però effettivamente c'è una differenza fondamentale tra il modo in cui gli esseri umani fanno sesso e il modo in cui fanno sesso gli animali, e cioè gli esseri umani fanno sesso in privato, gli animali fanno sesso in pubblico. Questa è l'unica cosa su cui non si è ancora trovato una sovrapposizione. Questo binomio pubblico-privato è un nodo centrale nella critica queer, per cui la sessualità è riconosciuta non tanto come un fatto privato, ma come un fatto privatizzato. Cioè, che cosa vuol dire sostanzialmente? Che la sessualità, in quanto agita attraverso i copioni sociali di cui abbiamo a disposizione, la sessualità appunto si impara al pari di tutti gli altri tipi di interazione sociale che noi conduciamo nelle nostre esistenze. La sessualità si impara, ma ci sono stati studi proprio di interazionismo che hanno studiato e scomposto molto precisamente il copione sessuale del, ovviamente, di solito coito eterosessuale, però insomma facevano proprio dei grafici tipo così, questo è, ti offro un bicchiere di vino, questo è, ci prendiamo una sigaretta. No, ma
e tutto ciò è veramente stato scomposto in maniera scientifica. Quindi che cosa vuol dire? Cioè che la dimensione della sociale della sessualità non è, come dire, semplicemente parlare degli esiti pubblici di una sessualità privata o di quello che facciamo in privato, ma proprio scardinare questo assunto alla base e capire che la nostra possibilità di esistere sessualmente nel privato dipende da fattori che dal privato noi pensiamo siano esclusi. Questo argomento è appunto un'argomentazione decostruttiva, che è l'altro grande strumento a disposizione nell'armamentario queer. Due parole, quello che di solito si affronta volendo decostruire un binomio è la, diciamo, lo scardinamento del primato di uno dei due poli sull'altro, dati due poli qualsiasi. Proprio in primo luogo anche il primato proprio temporale, diciamo così. Quello che viene prima e quello che viene dopo. Cioè se io in mano una carota, dico sta carota è cruda, vabbè, ok, è cruda, e come dire, quel crudo mi risulta essere l'originario del cotto, no? Allora, prima ci sta la carota cruda e poi c'è la carota cotta, bene, però io quel crudo lo posso definire tale solo nel momento in cui ho capito che la carota si può cuocere, ok? Per cui quello, capite che la relazione si ribalta. Se io, non lo so, vivessi nella società che ne so, non ha ancora inventato il fuoco, oppure non può cuocere le carote per un qualche tabù religioso, quello sarebbe una carota, sarebbe la carota cruda, e quel crudo non sarebbe il prima del cotto, sarebbe solo lo stato naturale, cioè la carota, appunto. Ecco. Questo giochino qua si può fare un po' con anche tanti altri opposti attraverso i quali noi orientiamo il nostro pensiero, la nostra vita sociale. Abbiamo visto il pubblico e il privato, ovviamente anche lo psichico e il sociale vive, può essere sottoposto a questo tipo di interrelazione. Tant'è vero che appunto all'interno di un quadro queer il sociale ha sempre, come dire, degli esiti psichici e viceversa, per cui non è un quadro in cui lo psichico è questo blob originario che poi viene incanalato e modellato dalle forze sociali repressive, cioè è molto più dinamica la situazione. E, ovviamente l'altro grande binomio che viene decostruito all'interno del quadro queer è quello sesso-genere, quindi piuttosto che sottoscrivere un paradigma in cui il sesso è l'originario biologico sopra il quale poi si installa l'intervento della cultura e quindi il genere o gender, il sesso è visto come, è concepito come l'antecedente anteposto al genere. Questo che è, come dire, il, è stato detto, sì, il, la natura performativa del genere, voglio dire, di per sé non è che sia una grande scoperta, nel senso che nelle scienze sociali comunque è una nozione di cui si fa uso abbastanza comunemente, questa di performance, cioè di attivazione, creazione di un ruolo, quindi proprio di creazione di una realtà attraverso l'atto di rappresentarla. Però la decostruzione del binomio sesso-genere aggiunge un qualcosa in più di molto fondamentale, cioè ci dice non semplicemente il genere è questo appunto ruolo che noi andiamo a performare in base a determinati copioni, poi se lo facciamo bene va tutto bene, se lo facciamo male siamo sanzionati, eccetera, ma
il genere è stabilizzato attraverso appunto l'anteposizione del sesso come originario generativo. E quindi ciò che cosa ci dice in realtà è di base che se non ci fosse questo antecedente il genere sarebbe instabile. Ok, quindi io lo visualizzerei così, cioè diciamo che c'è un modello in cui c'è i due generi, maschile e femminile, maschio e femmina, uomo e donna, separati, diversi, funzione riproduttiva, le femmine sono sensibili, i maschi sono razionali, eccetera. Poi c'è, come dire, il modello che invece è tipo così, cioè un continuum, no? In cui comunque le caratteristiche non sono proprio stabili, in cui, come dire, a partire da un determinato sesso, maschile o femminile, il proprio genere può essere un po' spostato da una delle due parti. E poi c'è un modello invece che, cioè lo farei più così. Cioè in cui c'è un elemento ovviamente di gradualità, di spostamento tra i due generi, ma non è solo uno spostamento in senso dal maschile o dal femminile, ma è anche uno spostamento in termini espressivi, cioè ci sono svariati gradi di espressione del gender, per cui, che ne so, pensiamo alla performance di una drag queen, che è appunto molto femminile, quindi è molto qua, però è anche molto performata, per cui sarà qua, ok? Pensiamo alla performance di, che ne so, mio padre, professionista, classe media, bianco, abbastanza maschio, ma insomma non è proprio un macio tremendo, però, come dire, una maschilità non performata, cioè che si ammanta di una naturalità, allora direi che lo mettiamo tipo qua. Ok? Questo problema dell'instabilità che, come dire, ci stiamo portando dietro dall'inizio. Instabile però non è consumo. Questo problema dell'instabilità che ci portiamo dietro dall'inizio ovviamente raggiunge, diciamo, il suo apice quando andiamo a vedere come la costruzione sociale della sessualità si interseca, cioè si sostanzia in senso normativo o non normativo, cioè qual è il rapporto, cioè il problema sostanzialmente della definizione di normalità e devianza rispetto alla sessualità. Dunque, normalità e devianza, che è poi appunto un altro nodo centrale della teoria queer, lo vedrei così. Dunque, allora abbiamo un modello base, no? Che è normalità versus devianza. E anche qui, come dire, sono due cose distinte, chi è normale è normale, chi è deviante è deviante. Il normale probabilmente è normale perché è represso, il deviante è deviante perché non si reprime, quindi lasci libero sfogo. Noi invece useremo un modello che è più fatto così.
cioè non so se si capisce, male. Comunque, il punto qual è? Allora, i punti in realtà sono più di uno. Il primo è che le entità non sono separate, cioè il normale si definisce in relazione al deviante, e se cambiano i confini del deviante cambiano anche i confini del normale. Prima cosa. Seconda cosa, questi confini sono mobili, non sono definiti una volta per tutti, sono definiti scusate, sono definiti anche secondo un po' la comodità del momento, secondo le esigenze, insomma. Non so se vi ricordate l'affare Lewinsky. Si giocò tutto sul fatto che, cioè su quale fosse la definizione di atto sessuale. Perché Clinton dichiarò: io non ho avuto rapporti sessuali con questa ragazza. E quindi tutto il caso si giocò sul fatto che il sesso orale, cioè la fellatio, non era stata inclusa nel termine. L'altro punto è che se queste entità non sono separate, vuol dire che ci si può muovere lungo questa curva, ci si può spostare. E questo è un dispositivo che genera competizione, per cui chi è nei punti più bassi del grafico tenderà a competere per arrivare qui al centro, verso il normale. Questa competizione quindi è un altro esempio del potere produttivo, no? Di un potere che non funziona in maniera repressiva, ma che funziona più spesso attraverso la consulenza, attraverso l'incentivo, attraverso trova il suo punto G e falla impazzire, cose di questo genere, per appunto competere per arrivare al top della curva. Rispetto allo specifico della normalità e devianza sessuale, io faccio ancora riferimento a una serie di dimensioni individuate da Gayle Rubin, che è un'antropologa, in un saggio dell'84, quindi un po' vecchiotto, ma secondo me sono ancora valide. Le segno. Le dimensioni sono, dunque, un senso. Oh no! Senso di tipo di oggetto, di tipo di atto, di luogo, di tempo e lo scopo. Queste qua. Adesso le vediamo un attimo. Vabbè, la dimensione del consenso è abbastanza, credo, chiara. Sesso con gli animali non consensuale finisce qua. Sesso all'interno della coppia sposata, che quindi ha detto sì in quella situazione lì tremenda, dopo averci pensato ogni anno, parenti, rinfresco, ricevimento, eccetera, quello è il massimo del consenso, quindi finisce più qua. L'oggetto anche è importante, nel senso che oggetto intendo oggetto del desiderio, cioè se l'oggetto è effettivamente un oggetto deviante. Ok, se invece l'oggetto del desiderio è, per esempio, il proprio coniuge, siamo di nuovo al top. Se l'oggetto del desiderio è sì un'altra persona, ma del vostro stesso sesso, deviante.
l'atto, stesso discorso, l'atto ovviamente al top della curva è il coito penetrativo pene in vagina. Tutto ciò che al di là poi di quali siano le altre componenti, perché poi queste si possono intersecare in vario modo, tutto ciò che esula da quell'atto lì e ci fa scivolare verso la curva del deviante. Anche la dimensione temporale è importante, dimensione temporale sia in senso di quando fai l'atto sessuale, cioè un giorno sì, un giorno no, la sera, due volte nel weekend, ok. Mercoledì mattina alle 10:30, meno ok. E ovviamente ha a che fare appunto anche col luogo, idem sopra, cioè camera da letto sabato sera va bene, bagno dell'ufficio mercoledì alle 11, parchetto giovedì alle 4 della mattina, scopo si intende sostanzialmente scopo riproduttivo o non riproduttivo, quindi questo è abbastanza chiaro. Capite che insomma sono appunto dimensioni intersecabili, quindi per esempio la coppia sposata, i coniugi di sessi diversi, che però non è riproduttiva, magari non sarà proprio in cima alla curva, ma un pochino più verso la devianza, mentre magari la coppia di persone omosessuali che desiderano riprodursi e quindi, come dire, al di là, come dire, sono fuori gioco rispetto all'oggetto, però se, come dire, tutti gli altri punti ce li hai a posto, riesci appunto un po' più a risalire questa curva e ad essere appunto più competitivo. Ok. Dunque, la teoria queer chiede, rispetto a questo allineamento molto preciso, fa una domanda fondamentale. La domanda è: e se così non fosse? Questo è, secondo me, il motto del queer, okay? Cioè, di fronte a una configurazione del desiderio esistente che è normata secondo delle regole molto precise, e chi, come dire, non sta al gioco di queste regole verrà sanzionato. Qui chiede: che cosa succede se non fosse così? Cioè, se questo allineamento fosse disarticolato, se si inserisse un elemento di disturbo in questo schema barocco, però veramente molto, molto preciso. Scriviamo. Se non fosse così. Secondo me è una domanda semplice ma geniale e profonda, perché non è, se vedete, non è semplicemente ma e se si potesse fare lo stesso? Cioè, non è una reazione a un divieto. Allora c'è questo divieto, io vedo un attimo come posso fare lo stesso, questa cosa vietata. È una domanda più radicale, se così non fosse, perché interroga non la permissibilità, ma l'esistenza. Quindi che esistenze posso inventarmi? Quali modi di vita posso creare? Io ho iniziato a lavorare in questo campo attraverso, cioè sono entrata nella teoria queer attraverso la teoria trans e cose sulla transessualità, e quello secondo me è uno degli esempi più fecondi di questa
potenza generatrice, nel senso che lì si tratta veramente di inventare nuove modalità di esistenza. Il quarto punto che volevo porre sul piatto, che secondo me un altro nodo centrale della critica queer e che ha a che fare con diciamo la anti-identitarismo o anti-essenzialismo, che mi sembra fosse stato detto nella prima slide che abbiamo creato, ci aiuta anche a inquadrare i rapporti tra teoria queer e quelli che sono stati gli studi gay e lesbici, che sono stati diciamo precedenti in un certo qual senso alla teoria queer. La differenza appunto si gioca tutta sull'asse identitario, nel senso che all'interno di un quadro di gay and lesbian studies l'oggetto di studio sarà qualcosa che, come dire, riguarda quella identità lì, l'identità gay o piuttosto l'identità lesbica o l'identità che volete voi. Quindi, come dire, lo scrutinio in qualche modo è limitato a quello che si ritiene debbano essere i temi di interesse di. Il primo problema con questo approccio è che definendo i temi di interesse di, tu definisci le persone, quindi, come dire, chi ha quell'esigenza lì allora può rientrare nel gruppone, nel club dell'identità gay o dell'identità lesbica o quello che volete voi, altrimenti no. E per di più separa ovviamente questa componente da tutti gli altri assi di intersezione identitaria, quindi, come dire, ci si gioca ovviamente il portato intersezionale. Contrariamente, queer tiene insieme tematiche, se vogliamo per esempio parlare di tematiche, che, come dire, non sono direttamente in maniera causale riconducibili a un'identità gay, un'identità lesbica, un'identità trans, sono riconducibili a un posizionamento sociale che probabilmente è marginale, probabilmente è deviante, però non necessariamente è gay e lesbico. Il tema del razzismo, la salute, la giustizia economica, la terza età, il lavoro sessuale, la sicurezza nello spazio pubblico, l'autodeterminazione dei corpi, la libertà di espressione di genere, la depatologizzazione dei desideri e dell'espressione dell'identità di genere, appunto, sono tutte tematiche che possono essere variamente intersecate con quella dell'orientamento sessuale, come si suol dire. Quindi, se noi, come dire, vogliamo affrontare, perché so, il tema della crisi economica, per esempio, allora ovviamente se ci basiamo su una versione identitaria del maschio gay di classe media bianca, il problema della crisi economica proprio non esiste, perché quel segmento di popolazione non la vive. Oppure se pensiamo a, non so, il problema dell'omofobia e inquadriamo le uniche risposte come risposte appunto repressive, per cui gli unici interventi sono di punizione, quindi incarceriamo l'omofobo, che poi si sa che le prigioni sono sti luoghi, sai, in cui si impara molto bene a superare la propria omofobia. Capite? Ok, abbiamo fatto. Questo era un po' per buttare sul piatto alcuni punti. Detto questo, non so se vuoi intervenire un attimo, perché cioè noi adesso pensavamo di invece fare un po' di raccontarcela un po', magari a partire da alcuni spunti anche di attualità pseudotali. In particolare volevo portarvi come esempio uno studio di caso che ha a che fare con l'omogeneità
omogenitorialità, quindi magari poi entriamo un po' più nel dettaglio di questa cosa qui, però intanto se ti vuoi agganciare un attimo te, poi riparto io, e se invece qualcuno di voi vuole dire no basta, fermatevi, aiuto, cioè interrompeteci anche. Io sono venuto qua per ascoltare Elisa Alfini, perché, come tutti quanti, perché insomma, poi occasioni per sentire parlare me ce ne sono fin troppe, chi frequenta il bar, insomma, ad esempio, chi l'ha frequentato in questi anni prima dello sgombero, mi poteva trovare all'angolino, insomma. Però insomma, visto che non l'abbiamo più, dobbiamo insomma, occupare nuovi spazi. E niente. Tutto ciò che ci ha, insomma, gli spunti che ci ha dato Elisa ovviamente sono molto utili, e mi piace anche il modo in cui in qualche modo ha insinuato una serie di cose, e mi sembra che quello che io posso aggiungere è una riflessione minima su che cosa significa o che cosa potenzialmente, che senso può avere in qualche modo parlare di queer o di teoria queer, di politiche queer in questo contesto, in questo momento, no? Prima abbiamo detto, appunto, Elisa ha già detto, insomma, tutta una serie di cose che sono già in qualche modo istituzionalizzate in altri paesi, qui di fatto sono totalmente ai margini, e questo è anche un buon motivo per pensare che abbiano ancora un margine di spostamento, di oscenità utile e necessaria per spiazzare i giochi esistenti. E in particolare direi che il rapporto che la teoria queer e la pratica queer, anche il posizionamento, la politica queer, ha avuto e ha in questo paese con una parte, appunto, il movimento gay lesbico mainstream, e dall'altra con il femminismo mainstream, è abbastanza problematica e conflittuale, e questa non è una ragione secondaria della difficoltà con cui abbiamo occasione di parlare e confrontarci con questo tipo di costruzione. Credo che dentro a questo seminario diciamo un'ipotesi queer sia sotto traccia, no? Quindi in realtà questo incontro è buttato lì in mezzo un po' così spot, però ha molto a che fare con le genealogie che si sono costruite, no? Sull'intersezionalità, sul femminismo nero, su come già insomma Elisa ha riconnesso, proprio perché il queer in qualche modo si potenzia tutta una serie di discorsi di soggettività minoritarie, mi sembra proprio interessante il fatto, appunto, che non prova tanto a invertire le polarità o semplicemente a potenziare il polo inferiorizzato, gerarchizzato o minoritario, ma a sovvertire la costruzione dominante, egemonica, no? Come teoria dal basso, come teoria locale, come teoria regionale, che attraversa le discipline e i discorsi, in qualche modo cerca sempre, l'operazione che cerca di fare è di destituire di verità la verità dominante, senza contrapporre una verità delle minoranze, non so come dire, no? Quindi la questione diventa di ridefinire anche tutta una serie di problemi politici, come non so, i diritti e diciamo la stigmatizzazione degli omosessuali o delle lesbiche, la parità dei diritti, tutta una serie di questioni, appunto, di uguaglianza, vengono ridefinite con la messa in discussione di che cos'è l'uguaglianza, di qual è la norma rispetto alla quale dobbiamo essere uguali, qual è, appunto, e questa è la dimensione antinormativa, appunto, no? Proprio per questo il posizionamento politico in qualche modo che si confronta con queer molto spesso risulta abbastanza disturbante, perché
non possiamo esimerci dal contestare tanto il paradigma egemonico quanto la controcostruzione essenzializzante o comunque identitaria, no? O comunque troviamo sempre una specie di ostacolo, proprio perché, non so, prendiamo la questione dei matrimoni, del appunto. E se non fosse così, cioè i gay e le lesbiche vogliono sposarsi come tutti, perché è giusto, perché siamo tutti uguali e tutti dobbiamo avere diritto di sposarci. Ma se non fosse così, cioè se provassimo a pensare una forma di relazione che non sono riconducibili alla forma della coppia eterosessuale riproduttiva che sta appunto, che si sposa, e questo paradossalmente diventa un problema più interessante perché mette in discussione la norma e lo fa per tutti, lo fa per tutte, quindi in questo senso una delle questioni, delle tante questioni è: ma si può essere eterosessuali e queer? Sì, probabilmente se ne ha ancora più bisogno, perché se l'omosessualità non esiste, o è un'invenzione abbastanza recente, l'eterosessualità è un'invenzione ancora più dura da sgretolare, quindi bisogna essere molto più queer da eterosessuali, insomma, per lavorarci. Questo tentativo appunto che si incarna anche in soggettività politiche, in gruppi, in azioni, in una storia che è anche una storia di questo paese, no? E che forse adesso comincia anche a emergere con una sua maggiore visibilità e conoscibilità, leggibilità, ecco. Sembra molto interessante appunto proporla qui e proporla in un contesto nel quale comunque si mettono in discussione non tanto l'esclusione della produzione di alcuni saperi dall'università, ma anche la forma di produzione e di circolazione dei saperi, no? E quindi ancora una volta non mi interessa tanto che avere un dipartimento di studi queer con una baronessa queer che metterà dentro i suoi fantocci portaborse queer. Mi interessa demolire questa struttura gerarchica dell'università e in qualche modo neanche facendo un dipartimento, ma queerizzando tutti i dipartimenti, quindi trovando un altro modo attraverso il quale i saperi, come saperi incarnati, come saperi sessuati, come saperi che sono anche appunto esperienza e vita, oltre che poi disciplinamento discorsivo e corporeo, perché poi le cose sono connesse, ovviamente possono circolare e transitare in una forma differente. Non ho molto da aggiungere a tutti questi spunti, no? Perché effettivamente appunto il fatto di mettere in discussione l'esistenza pone la verità del soggetto così come è costruita dal potere pone degli interrogativi radicali però apre appunto una potenzialità creativa, no? Che è quella della trasformazione politica fondamentalmente, ed è quella quindi che non solo recupera anche quella che era la rottura, il punto di rottura che il movimento omosessuale anche in Italia ha avuto negli anni 70 nel suo emergere, che appunto era un movimento di froce, pazze, travestite che facevano paura a tutti, facevano paura agli autonomi, facevano paura in ogni contesto, perché appunto erano oscene, cioè erano fondamentalmente perturbanti proprio nella loro dimensione di performance politica anche, no? Così come può recuperare o fare riferimento a una carica di trasformazione e di radicalità che il femminismo ha avuto e potenzialmente ha come elemento di rottura della dicotomia uomo-donna e della divisione del lavoro sessuale, del lavoro sociale, del lavoro di cura, eccetera. E ricordo che il femminismo in questo paese, il femminismo radicale, ha spazzato via anche, cioè ha fatto saltare movimenti e organizzazioni strutturatissime, leniniste, della sinistra radicale, no? Quindi ha una potenzialità di trasformazione anche delle forme della politica che sono ancora in gioco, no? Tutto questo per dire che appunto i discorsi che ci facciamo qui dentro alla fine
non sono tanto un tentativo di storicizzare il femminismo, storicizzare il movimento omosessuale o inserire un nuovo filone di studi queer e in cui finalmente noi possiamo pubblicare le nostre cose, eccetera, eccetera, che pertanto in qualche modo lo facciamo spesso, ma è proprio il tentativo di rimettere in gioco dei saperi critici e della corporeità dirompente, no? Proprio perché, non so, ecco, a me la cosa che suona strana è proprio che io sono un attivista gay da una ventina di anni, forse meno, attivista in generale da 20 anni, da gay 15, perché ci ho pensato un attimo prima di infilarmi in questo tunnel, di fare del discorso omosessuale o sessuale la mia politica, mi ritrovo improvvisamente da un po' d'anni, insomma, che devo essere un esperto di diritto matrimoniale e di diritto comparato sul tutto queste questioni del matrimonio, l'adozione e tutte le forme di famiglia esistenti. È una cosa che mi appassiona pochissimo, alla quale non riesco proprio ad appassionarmi. Capisco l'importanza e l'esigenza appunto dell'omogenitorialità, delle coppie, di chi vuole riconosciuto una serie di diritti, e l'appoggio, la sostengo, e però mi chiedo sempre, ma se non fosse così, ma se potessimo ripensare i diritti e la genitorialità e le relazioni in un'altra forma che non sia quella matrimoniale, e questo è un interrogativo che è di estrema attualità, no? La cosa interessante è anche appunto che tutto questo discorso che parte dalla sessualità diventa una roba completamente desessualizzata. Non so se avete visto Sanremo, spero di sì, perché vi tocca guardare perché è lì poi che nascono, cioè è lì che viene educato il popolo, anche noi, e quindi da lì si capisce se qualcosa sta cambiando o meno. C'è stato a un certo punto questa coppia che alzava i cartelli, muta, sempre muta, perché non si sa mai che le foce parlino, ha 17 milioni poi di persone, e tiravano questi cartelli, una cosa anche molto poetica, una storia d'amore, che a me è anche piaciuta, però questi cartelli erano: ci siamo conosciuti, cioè quindi cioè, poi abbiamo bevuto un bicchiere di vino, quindi nella curva, però non si scopava mai, cioè, non siamo passati da bere qualcosa insieme, fare una pellicola insieme, andare al museo insieme, poi andare a vivere insieme e poi adesso vogliamo sposarci. C'è un discorso completamente desessualizzato. Come la sigaretta. Sì, alla fine, cioè, allora vado al bar, bevo qualcosa, mi fumo una paglia e ho già risolto, cioè non ho nessun problema. Ed è diventato un discorso completamente desessualizzato, perché la sessualità è proprio quella cosa strana e perturbante che deve essere messa fuori fuoco anche dal discorso omosessuale, soprattutto dal discorso omosessuale normativo, perché a sua volta diventa un discorso normativo, nel senso che non è mica facile essere una frocia ai tempi moderni, perché mentre prima ti mettevi 4 straccetti, un po' di trucco, uscivi fuori e alla fine rimorchiavi. No, adesso devi, insomma, avere un look preciso, poi che dopo una certa età non puoi più circolare perché sei vecchia, insomma è difficile, poi puoi esserlo solo nei locali, quindi puoi esserlo da mezzanotte in poi e di giorno, insomma, meno. Quindi c'è un regime di circolazione dell'omosessualità, parlo dell'omosessualità, ma potremmo parlare delle trans, potremmo parlare cioè ogni soggettività poi ha un regime diverso che andrebbe anche visto proprio nei suoi limiti e nelle sue possibilità, che è fortemente normativo. E quindi appunto la regolazione della sessualità funziona proprio attraverso una produzione di contesti, di luoghi, di atti che vengono in qualche modo socialmente accettati e prodotti, però resta sempre un fuori, resta sempre un margine di stigmatizzazione. Il queer probabilmente ha la capacità di stare su questo margine, di stare in questo fuori che non è un fuori, perché è ciò che viene escluso che fonda ciò che viene incluso e che diventa interessante proprio perché da lì può vedere obliquamente la produzione di normalità e contestarla e farla un attimo e diciamo continuamente scuoterla, no?
E questo mi sembra un buon posizionamento per ogni forma politica che voglia trasformare qualcosa, no? Quindi non so, il Bartleby è queer, secondo me in questo momento è molto queer, nel senso che sta proprio lì, in un fuori dove gli viene riconosciuto magari anche una grossa produttività, una grossa capacità di discorsiva e di... E però questa roba non può essere inclusa così com'è, deve essere o decentrata oppure si deve in qualche forma normalizzare, non può funzionare in questo modo. È un posizionamento molto interessante perché mostra i limiti di ciò che si può dire, di ciò che si può fare, di ciò di quali sono le pratiche politiche praticabili e accettabili e quali no. In questo senso appunto il queer si pone anche con una grande trasversalità come strumento per tutte le soggettività, no? Poi ovviamente ci sarà il problema di appunto come essere queer su alcuni piani e poi magari non su altri, ecco, perché poi la questione della riappropriazione del queer si pone anche come a sua volta desessualizzazione del discorso e quindi nascono una serie di problemi, no? Perché anche su questo le accuse, la lista delle accuse e delle al queer theory o alla politica queer sono, è infinita, no? Da siete omofobe, siete misogine, siete antifemministe, siete da tanti a sua volta il queer è sembrato un discorso debole rispetto ai discorsi diciamo rivoluzionari, identitari che anche il movimento omosessuale ha prodotto, no? E tuttavia è una debolezza che io rivaluterei, no? Cioè è una debolezza appunto che costitutiva, che non vuole far leva su un soggetto forte, una verità, una retorica liberazionista, una retorica che può essere anche facile per indicare il potere, proprio perché purtroppo le cose sono più complicate. Sono più complicate, quindi non possiamo scagliarci contro il potere nel senso di è lì, è il palazzo d'inverno, perché ce l'abbiamo dentro.